Don Ferdinando, siamo arrivati alla quarta domenica di Avvento, ormai siamo all'antivigilia del Natale, la visita della Vergine Maria alla cugina Elisabetta. È una pagina bella perché intanto ci dice che il Signore ci visita. Sì, ci visita il Signore, ci visita il profeta, più che profeta Giovanni il Battista, e ci visita Gesù stesso. Ecco, e quando si va a visitare vuol dire che si porta un conforto. E il conforto grande è quello che canta poi Maria: l'anima mia magnifica il Signore, che noi possiamo sempre ringraziare il Signore per tutto quello che viene. È l'avvenimento più bello della storia dell'umanità, l'incontro di Dio con gli uomini, è affidato alle chiacchiere, alla voglia, all'incontro di due donne. Ci vogliono le donne, perché se nelle nostre comunità mancassero le donne si farebbe ben poco, perché noi uomini siamo un po' strabicioni, no? Elisabetta saluta la sua cugina dicendo la madre del mio Signore, e poi dice: beata tu che hai creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Questa è la vera beatitudine. Sì, perché nel Vangelo di oggi abbiamo sentito è l'Emanuele, ho detto messa prima e dirò messa dopo, alla novena ancora, è Dio con noi, e quindi è Dio che ci porta avanti. Maria ci aiuta e ci stimola a credere, ad avere fiducia che la parola di Dio si compie. Sì, difatti nelle varie solennità e forse anche il giorno di Natale, oltre al presepio, stiamo pensando di portare la Madonna che ha sempre protetto a Mirabello. Nella festa, nella giornata dell'Avvenire, avete visto che abbiamo messo quella Madonna? La tiriamo fuori nelle feste, l'abbiamo salvata e noi la portiamo. Grazie tanto.